Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Mi è arrivata oggi la palette di Nabla. Eccola qua. Allora, il make up che ho sugli occhi l'ho fatto con lei. È un make up semplicissimo, ho utilizzato due ombretti. Visto che ero struccata, ho voluto subito provare lei, così per sentire un attimino gli ombretti come erano, se sono come le altre, se non sono come le altre. Oggi è il 20, il 22, quindi mercoledì, Nabla uscirà con questa nuova palette che si chiama Secret Palette. Eccola qua. In pratica l'ho tirata fuori da qua. Questo è liscio, il cartoncino, mentre la palette è tutta in rilievo, non so se riuscite a vedere, e dietro ha una luna con la stella. All'interno il PAO è di 18 mesi e all'interno ci sono 15 ombretti, che sono questi qua. Io sono ultra convinta che dalla luce artificiale non si riesce a percepire la bellezza di questi colori qua. Oggi quando mi è arrivata è uscito uno spiraglio di sole dopo giorni e giorni e giorni di pioggia, e addirittura quel nero qua, che sembra un nero normalissimo, si vedevano i glitter dentro. Come grandezza l'hanno fatta come la Poison, vedete che è uguale. Quindi più grossa delle altre, ma piatta, vedete? All'interno di questa palette ci sono 6 texture, 4 che già conosciamo, che sono la Super Matte, la Fluid Metal, la Crystal e la Satin, mentre le due nuove sono Diamond e Velvet. La Diamond è stata fatta per esaltare appunto i finish duochrome e cristallini, mentre la Velvet è stata fatta per i colori scuri, per riuscire a tirar fuori ancora più profondità. Per il mio make up io ho utilizzato Play Hard, che era uno dei colori che avevo puntato subito, e Big Experience, anche questo era uno dei colori che avevo super puntato. Big Experience sotto e Play Hard sopra. Calcolate che Play Hard l'ho tamponato solo con il ditino e basta, e questo l'ho messo alla veloce con un pennellino piccolino, quindi non è che sono stata a fare chissà che cosa. Allora, vi ho fatto degli swatch un po' così proprio da casa, ma tanto gli swatch quelli veri e propri li vedrete sicuramente sul canale di Mr. Daniel o qualcosa. I miei sono swatch giusto per farvi vedere la scrivenza e leggermente il colore. Ve le ho swatchate un po' tutte e adesso vi faccio vedere, perché mi è stato chiesto se è uguale alla Dreamy, se non è uguale. Allora io vi faccio vedere la Dreamy e la questa nuova. Allora, questa è la Dreamy e questa è quella nuova. Come potete vedere, secondo me proprio non ci siamo. Anche i colori, quelli che sembrano simili, tipo Delirium e il viola che vi ho provato prima, sono totalmente diversi. Cioè, guardate Delirium. Delirium è questo. E questo invece è il viola. Cioè, vedete? Cioè, non si assomigliano proprio. Questi sono Illusion e Ghibli, di qua. Come potete vedere, non c'entra niente. Poi Dogma e Mea Culpa. Allora, Dogma... Dogma è questo, Mea Culpa è questo. Immaculate è questo e Play Hard è questo, cioè
Immaculate e Play Hard. Io non so se riuscite a vedere, ma hanno proprio delle cangianze diverse, dei colori diversi. Ve la faccio vedere anche con la Soul Blooming, che è questa. Allora. Come potete vedere, anche qua non c'è niente che gli assomiglia, ma proprio niente. Questo tira sul verdino duochrome, questo invece è rosa, giallo. I viola sono totalmente diversi, ma già si vede da qua. Forse questi due, uno e uno due, andiamo a provarli. Allora, sono questi. Forse questi si assomigliano un pochino, però come vedete, allora la texture è diversa. Questo scrive molto di più di questo. Questo è Romeo, quello della palette nuova, e questo invece è Garçon. Però questi due potrebbero pure assomigliarsi, anche se comunque uno è più scuro dell'altro. Mentre la Poison Garden, che è questa qui, ve la faccio vedere vicina. Allora, Poison Garden sopra, Secret Palette sotto. Andiamo alla ricerca per vedere se c'è qualcosa che potrebbe, ma proprio no. Forse Contigo e Zen. E I Promise e Fabric. Vediamo. Allora, Fabric e I Promise sono Fabric di qua e I Promise di là. Allora, Fabric totalmente diversi. E Zen e Contigo. Allora prendiamo prima Zen e Contigo. Allora Zen e Contigo. Allora Contigo è quello sotto, Zen è quello sopra, è leggermente più scuro e più rossastro secondo me, e ha una texture che scrive molto molto di più, è molto più borrosa. Queste sono le uniche cose che secondo me a colpo d'occhio possono assomigliarsi, ma come vedete c'è sempre un sottotono leggermente o più scuro o più chiaro. Io di dupe in tutte e quattro le palette non ne ho trovati. Quindi questo è quanto. Se per caso avete delle comparazioni che volete vedere, magari anche con gli ombretti mono, se voi me le scrivete qua sopra, io poi magari qua sopra, qua sotto, magari in un mi preparo con voi o in un altro video ve le fa, o anche su Instagram ve le faccio vedere. Comunque, queste sono tutte le palette, quindi Poison e Secrets, ve le faccio rivedere vicine. Secrets e Dreamy. Secrets e Soul Blooming. Io sarò di parte come sempre. Adoro i prodotti Nabla, non c'è niente da fare. Io ve lo dico sempre e sempre ve lo dirò, ma perché effettivamente sono i prodotti che io utilizzo di più. Anche perché io una palette così la trovo veramente. Io domenica vado via per lavoro e questa me la porto dietro e mi truccherò con questa qua.
Non so ancora il prezzo perché non ci è stato mandato nel comunicato stampa, ma verrà svelato sicuramente mercoledì. Io spero che questo video vi abbia fatto piacere, spero che il mio look così velocissimo vi sia piaciuto. E sulle labbra ho un rossetto di Clio, Pop Princess dovrebbe chiamarsi, che li ho appena comprati, anzi adesso giro il video anche dei rossetti di Clio. E se ti va, ci vediamo al prossimo video e ricordati di aprire la tua finestra che ti arriva il mio bacino. Ciao!